Beppe Bigazzi, noto per la sua partecipazione alla Prova del Cuoco con Antonella Clerici, non è morto per una grave malattia come si era detto inizialmente. Un suo amico ha spiegato in un'intervista la reale motivazione. Ormai aveva 80 anni, non aveva più il posto nella trasmissione televisiva. Probabilmente si è sentito escluso, lo hanno escluso forse per le troppe parolacce, i doppi sensi, o forse non è piaciuto più ai nuovi arrivati in Rai, alla direzione. Sta di fatto che, visitato dal dottore, non aveva assolutamente nulla, non aveva nessuna malattia, stava benissimo, dice il dottore. Solo che ha deciso di lasciarsi andare, cioè non ha più mangiato. Il dottore ha continuato a visitarlo, cercando di rimproverarlo anche bonariamente. Su, guarda che lei non ha niente, dai, ma non c'è stato niente da fare. Addirittura è stato lui che ha stilato l'elenco delle persone che potevano partecipare al suo funerale, non più di 20. Quindi tutto premeditato e una cosa così lascia abbastanza perplessi. Probabilmente si è sentito escluso da un certo mondo e ha visto probabilmente la sua vita spegnersi mediaticamente a quello che era abituato, forse perché non ci sarebbero altre spiegazioni, dicono gli amici. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.